Matteo Tallarico, Oggi Trading. Buon pomeriggio, Matteo, grazie per essere con noi. Io non ti sento, non lo so se tu ci senti, però. Ecco, Ok, eccomi, mi perfetto, senti? adesso ti sentiamo. Buon pomeriggio ancora. Intanto Grazie, vorrei. grazie a voi di avermi invitato, buon pomeriggio. Piacere averti con noi. Intanto vorrei partire con un commento, su questo rimbalzo e possiamo aspettarci di nuovo qualche, saliscendi, perché è da notare anche l'indice del VIX che è sopra quota 17, addirittura l'apertura di Wall Street era sopra quota 18. Sì, ben VIX un po' in calo in questi ultimi minuti. Direi che quello di ieri è stato un pochino un rimbalzo, un rimbalzo di un long che comunque sta portando e ha portato il Nasdaq, ad esempio, dai massimi, fino ai massimi storici. Quindi non sono ancora negativo sui mercati. Io credo che insomma, si andrà probabilmente a recuperare tutta la discesa che è stata fatta ieri, sia sul Nasdaq che anche magari sull'S&P. E rimango con la mia visione abbastanza positiva e rialzista sui mercati. Diciamo che la mossa di Biden era una mossa che comunque in campagna elettorale era già prevista e ricordiamoci che innanzitutto non va a intaccare tutti i risparmiatori e tutti gli investitori, ma solo coloro che hanno determinati patrimoni e determinati guadagni, più che altro, che generano determinati guadagni, sopra milioni di dollari in particolare. E poi ricordiamoci che è anche una mossa che non è ancora stata approvata in via definitiva, quindi dovremmo ancora capire bene se effettivamente sarà approvata sì o no, e comunque, come dicevo prima, era una cosa che già in campagna elettorale era stata, tra virgolette, promessa da Biden. Quindi non una grossa novità, la novità è stata però aver annunciato questa notizia proprio con un fulmine a ciel sereno, mercati aperti, e di conseguenza i mercati hanno reagito in maniera abbastanza negativa. Adesso vedremo, io sono abbastanza fiducioso comunque. Assolutamente sì, è incredibile che se qualcuno crede o credesse che dopo tutto questo pacchetto fiscale, circa 5 miliardi, se andiamo a sommare quello di Biden insieme a quello della precedente amministrazione, beh, è chiaro che in qualche modo deve essere ripagato, quindi non ci sorprende questo fatto. Un punto importante che hai sottolineato è che questa tassazione riguarda solo lo 0,32% degli americani, ovvero quelli che hanno naturalmente profitti di più di 1 milione di dollari all'anno. Io vorrei però focalizzarmi sulla stagione delle trimestrali. Abbiamo dei titoli, sinora 38% delle aziende dell'S&P 500 hanno battuto le stime. Vorrei partire con Snapchat, che è un titolo estremamente interessante, in preapertura addirittura in rialzo del 7%. Ieri ha sorpreso i mercati, con i dati, sia a livello di guadagni e ricavi, naturalmente top and bottom line, e non solo, anche a livello di utenti, soprattutto in America. Come sei posizionato sul titolo, o se non sei posizionato, qual è il tuo parere? Allora, io non sono posizionato su Snapchat, è un titolo che sinceramente non mi ha mai entusiasmato troppo, anche se in realtà ho sbagliato perché comunque è evidente graficamente la salita e anche le performance che ha fatto a livello percentuale. C'è da dire che ha battuto bene le trimestrali sia a livello di utili ma soprattutto anche a livello di utenti attivi e questa è una cosa molto importante. Che è un numero molto importante al quale si deve guardare quando si parla di social network. Quindi, anche avendo poi, diciamo, migliorato nel sistema Android, Snapchat, la propria versione di messaggistica, questo ha fatto sì appunto che il numero di utenti potesse ed è esploso effettivamente nell'ultimo trimestre. E di conseguenza ha generato sia più utili per quanto riguarda la parte di advertising, che hanno battuto anche questi consensi di Wall Street di circa una trentina di milioni, e anche il numero di utenti attivi, appunto. Quindi molto positivo. Adesso vedo che sta ritracciando un pochino, quindi un po' di prese di profitto, ci stanno, però se continua a far così, Snapchat, può essere un titolo interessante, anche se magari la valutazione che al momento è un po' overvalued, ma d'altronde quale titolo non lo è in questo momento sul Nasdaq, no? Assolutamente sì, ma anche sull'S&P 500 se vogliamo. Intanto un altro titolo che vorrei far vedere ai nostri telespettatori, bisogna dire che è un titolo molto chiacchierato, è Intel. L'intero comparto dei semiconduttori è estremamente chiacchierato nelle ultime settimane per più motivi, uno dei quali è questa carenza fisica proprio di semiconduttori, che potrebbe avere un impatto piuttosto importante anche sulla produzione di naturalmente smartphone, computer, macchine addirittura e così via.
Nvidia. Intanto Intel, dopo le trimestrali, nonostante che non erano così cattivi i numeri, per carità, cede il 6%, un buon opportunità per entrare sul titolo. Allora, io sinceramente ho sempre preferito negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, AMD a Intel, soprattutto dopo il fatto, mi ricordo l'anno scorso, in cui nell'estate dell'anno scorso, in cui Intel aveva perso sostanzialmente la produzione dei chip per Apple, no? Che era passata da Intel a ARM, che è una società che tra l'altro è stata acquisita da Nvidia. Io Intel l'ho iniziato a rivedere un po' bene quando c'è stato il cambio di CEO. E di conseguenza lì diciamo che mi è iniziata a piacere un po' di più. Tuttavia, non è il mio titolo preferito nella parte semiconduttori, nella parte robotica. Io sinceramente prenderei un po' più azioni, cioè più titoli. Non mi focalizzerei solo su AMD, solo su Nvidia, solo su Intel. Ci sono degli ETF molto interessanti su mercati anche quotati in Europa, che ti possono far acquistare tutte queste azioni pagando pochissimo, quindi io credo che sia la scelta migliore. Per quanto riguarda il crollo del 6% e passa che ha subito oggi, dobbiamo dire che ha avuto sì un boost, quindi una crescita nella vendita di chip Intel. Il problema è che sono calate le previsioni a causa di un aumento dei costi manufatturieri per le prossime stime. E inoltre c'è stata anche, mi pare, sono diminuite anche le vendite sui data center del 20%, quindi questo è un mercato chiaramente non l'ha presa bene. Però, come ti dicevo, io preferirei proprio acquistare il pacchetto intero andando o su un ETF sui semiconduttori, o ancora meglio, secondo me, un ETF proprio sulla robotica. Ce n'è uno molto interessante di LNG che tratta appunto Intel, Nvidia, AMD e molti altri titoli sulla robotica. Andiamo a vedere un altro titolo estremamente interessante che ha avuto tantissimi problemi anche a livello di reputazione, se vogliamo dirlo, questa settimana dopo l'incidente nel weekend che ha subito Tesla, due macchine di Tesla, si dice almeno per il momento delle autorità che sono state messe in autopilot, ovvero all'autopilota, quindi non si sa bene qual è il motivo e se il motivo è appunto questo sistema di autopilota di Tesla. C'è stata proprio una vera rivoluzione in Cina nei confronti di Tesla e di Elon Musk per questo motivo, e Cina, ricordiamo, uno dei però mercati principali per quanto riguarda Tesla. Che cosa ne pensi di tutto ciò? Potrebbe avere un impatto negativo più che per un intraday trading a livello di, ecco, di investimento di un po' più lungo termine? No, io per il lungo termine non credo che questa notizia vada a impattare tanto, anche perché comunque il fatto della colpa dell'autopilot non è stato ancora completamente appurato. Musk è stato il primo a dire che guardando i log della macchina, quindi sostanzialmente gli storici, possiamo dire così, del computer della macchina, l'autopilot non era stato inserito, però queste notizie chiaramente devono ancora essere confermate. Però non credo che sia un grande problema per il lungo periodo, perché comunque Tesla, ricordiamolo che l'autopilot non è in via sperimentale, ma comunque siamo ancora lontani da avere una macchina completamente autonoma. Tesla sta già facendo dei passi giganti attraverso anche delle tecnologie abbastanza innovative, e di conseguenza, secondo me, se diciamo che se sarebbe dovuta scendere Tesla per questa notizia, avrebbe fatto veramente una botta a ribasso nel momento in cui è uscita. Per il momento, secondo me, non la va a toccare troppo questa notizia qua Tesla, per adesso. Poi chiaramente se dovranno esserci sviluppi futuri, questo lo sapremo solo con ulteriori notizie. Senti, ti leggo una domanda da un nostro telespettatore per quanto riguarda un titolo a mio avviso estremamente interessante, ed è Walt Disney, che è uno dei competitor, addirittura nell'ultimo momento, negli ultimi mesi, uno dei competitor principali di Netflix, anche se sono lontanissimi, soprattutto a livello di content. Netflix intanto cede l'1,25%, andiamo a vedere invece come sta performando Disney, intanto sentiamo il tuo parere sul titolo. Sì, guarda, mi cogli preparato perché Disney è un titolo che a me piace parecchio. Io ho avuto la fortuna di acquistarla nei ribassi recenti dell'anno scorso a dei prezzi molto vantaggiosi e da lì non la mollo più. Diciamo che a me piace molto il fatto che Disney si stia completamente spostando su un reparto streaming, quindi
diciamo, il peso dei ricavi non è più completamente dal punto di vista film, dal punto di vista parchi a tema, ma si stanno spostando sempre di più da un punto di vista streaming, che a mio avviso sarà il futuro, e stanno andando a fare poi la competizione a Netflix. Ha avuto dei numeri che sono stati, hanno battuto le aspettative di diversi milioni per quanto riguarda gli utenti attivi registrati sulla piattaforma Disney Plus. Tra l'altro, la notizia proprio di qualche giorno fa è che Disney ha raggiunto un accordo con Sony per portare all'interno di Disney Plus alcuni film come il nuovo Spider-Man e altri film Jumanji, per esempio, che prima, ad esempio, erano su Netflix. Quindi io sono estremamente positivo sul titolo, mi piace tantissimo il modo in cui cui stanno lavorando e sono anche, diciamo, contento dal punto di vista personale, per quanto riguarda la mia posizione, che siano stati ridotti proprio i dividendi sul titolo. Quindi questo taglio, questa eliminazione dei dividendi che prima pagava Disney, adesso probabilmente saranno utilizzati per nuovi investimenti, e quindi io questo a livello personale, a livello anche aziendale, l'ho reputo una buona mossa per andare sempre a spingerli più su questo reparto streaming online, che io credo che possa fare veramente bene e raggiungere proprio anche come numeri, perché non superarli in un futuro anche Netflix. Addirittura, quindi credi che può esserci competizione tra Disney e Netflix? Perché sono ancora lontani. Sono ancora lontani perché chiaramente il Disney Plus è nato veramente da poco, cioè parliamo di Disney Plus da qualche anno, Netflix ha una storia ben più lontana e più lunga, e comunque Disney anche, dobbiamo dire che è adatta a un pubblico anche più giovane, no? Quindi per bambini, Netflix un po' meno. Però non solo, cioè Disney ti può prendere sia la parte bambini, ma non solo, perché se fanno questo passaggio dal mettere solamente film che possono essere film un po' più per bambini, ma anche la stessa Marvel, per dirti, no? Se vanno a fare questo passaggio, mettere film che possono interessare anche un pubblico più adulto, secondo me possono fare veramente bene. E secondo me, io non lo vedo così lontano, sinceramente, in un futuro. Adesso chiaramente ci metterà ancora un po' di tempo, però in un futuro, secondo me, potrebbe andare a pareggiare anche i numeri di Netflix, perché no? Ecco, questo è molto interessante. Ti chiedo un ultimissimo parere. Settimana prossima vedremo anche altri dei big tech che pubblicheranno i conti. Credi che anche qui vedremo stime sopra, scusa, conti sopra ben sopra le stime. Parlo di Google, Amazon, Apple e Facebook. Questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che è molto difficile fare queste stime qua e capire se le previsioni degli analisti sono sottostimate o sovrastimate. Io sinceramente non ci faccio troppo caso, perché non opero in base agli earnings, piuttosto mi riguardo per capire poi qual è l'andamento della società e capire se sta facendo bene. Dopo che mi escono magari 3-4 trimestrali di fila, mi faccio un'idea se quella società può essere una società che nel lungo periodo mi potrà fare bene. Quindi, non, allora, se la domanda è cosa ti aspetti, non lo so. Si spera che comunque si riesca a battere le stime degli analisti per salire ancora un po', però in ogni caso quei titoli che mi hai citato, Amazon tra tutti, anche Alphabet, Google, insomma, anche se dovessero mancare le previsioni, comunque sono dei colossi che nel lungo periodo non possono che performare bene, a mio avviso. Grazie mille a Matteo Tallarico, OG Trading, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, alla prossima!